Ma chi sei tu? Che stai facendo? Ruby! Ruby! Ci sta bloccando la porta della sauna! Io non ce la faccio più! Ma... Ruby! Ma che è successo? Ruby! Si è spenta la luce! Danny, voglio rotolare fino all'altra parte della stanza. Ci riesco, guarda. Secondo me... Non ci posso credere. Però ce l'ho fatta. Sì, sei stato bravissimo. Come no? Comunque, volevo proporti una bellissima esperienza da fare oggi con me. Io nel frattempo metto a posto questa, altrimenti gli altri si arrabbiano che l'hai fatto in disordine. Dimmi, cosa vuoi fare? Ho preso due asciugamani perché voglio fare una bellissima sauna insieme. Muoviti, Robby! Devi portare gli asciugamani, ti aspetto! Dani! Ma io non lo so, mi deve sempre dare a me tutte quante le cose da portare! Uffa, mai una volta che si porta le cose da sola, sempre la principessina lei! Ah, finalmente nella mia amata sauna! Robby? Si può sapere dove sei finito? Dani, deve entrare! Eccolo, deve entrare. Sono entrato! Ma lo sai che stavi rischiando di rompere tutta la struttura della mia sauna preferita? E la tua sauna preferita? Perché hai per caso una top list di 10 saune tue preferite, scusami? Sì, Robby, e comunque adesso mi devo sistemare. Guarda qui. Allora, ti puoi un momento pure levare? Pure? Allora, qui... Ma hai buttato il mio asciugamano per terra, ma ti rendi conto? Beh, Robby, il mio asciugamano è molto grande. E guarda qui, io... Mi metterò qui. Tu potrai trovare un po' di spazio qui per terra. Ma ti rendi conto, Dani? Io sono quello più grosso. Ma manco ci entro qua dentro. Che se salto sbatto pure la testa. E in più devo stare qui a terra. E non solo, mi hai messo vicino ai carboni ardenti, Dani. Io lì mi potrei scottare tutto. Già fa caldissimo qui. Sì, Robby, qui dentro ci sono già 80 gradi! Ma li sento tutti! E voi ragazzi, siete mai stati all'interno di una sauna? Oppure ci entrereste mai? Ma di solito che si fa all'interno della sauna, Dani? Beh, Robby, ci si rilassa! E poi devi sapere che la sauna, attraverso il calore, fa diventare la pelle perfetta! Sì, come no, pelle perfetta! Dani, sei stata tu a fare questo rumore? Un momento... Io non sono stata. Beh, neanche io sono stato. Allora cos'è stato questo? Ma ci sei tu? Che stai facendo? Ruby! Ruby! Ci sta bloccando la porta della sauna! Ah, ma dove sei? E poi che cosa vuoi da noi? Ruby! Ehi tu! Dove stai andando? Dani, ci ha chiusi dentro! Siamo rimasti bloccati all'interno della sauna! E non abbiamo via di fuga! No, Robby, la sauna è completamente chiusa! Un secondo! Basta usare la testa, Dani! Usare la testa? In che senso, Robby? Stai a vedere! Adesso prendo e sfonderò questa porta! 1, 2, 3! A quanto pare non ha funzionato. Ma ti sei impazzito? Rischiavi di farti male. Senti, ascolta, ci penserò io. No, Dani, io qui dentro bloccato, non ci voglio rimanere. Fa caldissimo e mi sento chiuso. Oh, lì c'è un'apertura. Ecco, passerò da lì. Passerò da lì, Dani. Devo passare. Secondo! Aria! Fa caldissimo, apriteci! Stai fermo qui! Che schifo, sei tutto sudato! Dani, ci sono 80 gradi qui dentro, è ovvio che io sia sudato! Robby? Come esco? Smettila di non capire! Che cos'è quello? È un biglietto! Un biglietto qui dentro? Sì, ma cosa ci sarà scritto? Che significa? Ma è una sfida questa! C'è scritto indossa 10 maglie! Dani, ma
non è che dobbiamo superare queste sfide per riuscire ad uscire dalla sauna? Potrebbe anche essere, quindi Robby dovrai indossare 10 maglie. Dani, ma non ci sono 10 maglie, anzi non ne ho neanche una, onestamente. Hai ragione, Robby. Come faremo senza maglie? Rimarremo qui bloccati per sempre. Signore misterioso, non possiamo fare la challenge senza maglie, Cosa mi ha attaccato, Dani? Ma queste sono le 10 maglie. Significa che l'uomo misterioso ci sta sentendo. Ho capito. Lui ci spia da qui sopra. Signore misterioso, aprici subito. Io non farò questa stupida challenge. Robby, è partito un timer. Muoviti, abbiamo poco tempo. Io, Dani, non mi abbasserò a fare queste stupide sfide per uscire da qui. Robby, giuro che se non ti muovi ti prendo per l'orecchio, Guarda qui! No, orecchio, che lo faccio! Quanto tempo manca? Mancano 40 secondi! 40 secondi per indossare 10 magliette! Ma sono tutto sudato, che schifo! Questo è uno, sto a due, aiutami, tassami almeno le magliette! Robbio, sono troppo stanca! Qui dentro si muore! Forse Dani non hai capito che qui ci muoriamo davvero se non riusciamo ad uscire superando le challenge. Quindi sbrigati e passami le magliette! Dani, non finiscono più queste magliette! Dai Robby, ce la puoi fare! Robby, forza, è l'ultima! Ok. Oh. Sì! Ci siamo riusciti! Prima che il tempo finisse! Ora che abbiamo superato la challenge, ci vuoi aprire? Bravissimo, Robby! Ora proverò ad aprire la porta! Vedo... Cos'era? Non ci posso credere! Un altro biglietto! Ma... Dani, ma posso togliermi tutte queste maglie? Non ce la faccio più! No, Robby, non puoi! Forse non hai capito! Siamo prigionieri in questa sauna! E questo che c'entra con il mio non potermi togliere le maglie, scusa? C'entra che adesso dobbiamo risolvere altre sfide! Altre sfide? Quanto è lunga questa sfida! Che devo fare? C'è scritto che... un indovinello! Ah, Dani, io sono bravissimo con gli indovinelli! Sai qual è il colmo per un tubista? Avere una figlia che non capisce un tubo! Ah no, queste erano le barzellette, non gli indovinelli. Robby, concentriamoci! Dice, non mi tolgo mai il pigiama e non dormo sopra un letto. Ho la coda e la criniera. Ma che indovinelli sono? Ma un cavallo, sai, non sono. Chi sono? È semplicissimo. E sentiamo, chi è? È Gianni. Gianni? Sì, è un mio amico, ha i super capelli che quella è la criniera. Dopodiché è un super pigrone che sta sempre con il pigiama nel letto a dormire. Gianni. Robby. È vero che Gianni? La nostra risposta è Gianni. Ecco, io lo sapevo. Amici, aiutateci! Devo risolvere questo indovinello! Voi sapete la risposta? Fammi pensare... Ho la coda e la criniera! Non sono un cavallo? Io lo so quale animale ha la criniera! E sembra di avere un pigiama addosso! Sicura che non... il fratello di Gianni! Si chiama Mario, anche lui è super pigro. Stai zitto un secondo e ora darò io la risposta. Ehi! Uomo antipatico e misterioso! È la zebra! Ecco. La zebra... Forse una zebra di nome Gianni! Ma quale Gianni è Gianni? Robby, mi sto per sentire male, te lo dico, Tu non puoi sentirti male, perché io sto con 10 magliette addosso e sto resistendo al caldo, quindi tu che ne hai soltanto una, hai solo il costume, puoi resistere molto meglio di me, fidati. Io non ce la faccio più. Ma... Robby. Ma che è successo?
Robby, si è spenta la luce! Dani, ho paura del buio! Mamma! Aiuto! Papà! Sorellina! La polizia! Robby! Qualcuno mi aiuti! Robby. Siamo qui al buio all'interno della sala! Robby! Non c'è la corrente! Robby, abbiamo ricevuto un altro biglietto! E fa caldo! Ah, qualcuno... Così mi dà gli schiaffi! Ma c'è la corrente! Questo che ti stavo dicendo da almeno... 10 minuti! 10 minuti? Chi ha messo la corrente? Ci è arrivato un biglietto! C'è la corrente, la luce, è bello! Ti vuoi concentrare? Io davvero non ce la posso fare! C'è scritto... Diventa una mummia! Che... Una mummia? Una mummia... Ah, vabbè, Dani, tranquilla, sono un esperto anche di mummie! Allora, nella cultura egiziana le mummie erano... Ascoltami, ci serve qualcosa per farti diventare una mummia, altrimenti ci accadrà qualcosa di peggio. Puoi parlare. Dove hai buttato la chiave? Dimmi, Robby. Dicevo, io so fare la mummia. Guarda, così. L'ho vinto? Io davvero devo pensarci sempre da sola. Uomo misterioso, mi potresti dare della carta igienica, grazie... Grazie, un po' più piano la prossima volta. Robby? Abbiamo quello che ci serve per fare la mummia. No, Dani, devi fare la cacca in sauna. No, ma cosa fai? Farò questo, Robby. Non parlo. Ma okay. Che stai combinando? Ecco, inizia a sembrare una mummia. Sento ancora più caldo di prima. Ho 10 magliette della carta igienica addosso, ti rendi conto? Robby, sì, sei perfetto. Ora stai in silenzio e ti devo arrotolare tutto per bene, eh? Ma perché sempre a me queste cose? Me devo fare anche i versi della mummia? Sì, Robby! Ora devi chiudere e fare in silenzio la mummia, eh! Devo chiudere gli occhi? Perfetto, sì! Davvero bravo! Ragazzi, per fortuna siamo riusciti a uscire! Ma farò uno scherzetto a Robby, lo lascerò qui dentro! Dani! Abbiamo vinto la sfida? Dani? Ma...